Ciao a tutti, la ricetta che vi propongo oggi è un'altra ricetta natalizia, tipica regionale. Si tratta dei mostaccioli o mustaccioli, su richiesta di Maria, alla quale mando un abbraccio grandissimo. Ciao Maria! Il procedimento di questi dolci è veramente semplice. Sono dei dolci dal sapore natalizio, con delle spezie e ricoperti completamente con del cioccolato fondente. Si chiamano mostaccioli perché venivano preparati con il mosto del vino, appunto. Oggigiorno però vengono preparati con altri ingredienti. Oggi io vi propongo la mia versione. Andiamo quindi di seguito a vedere tutti gli ingredienti e tutte le fasi di preparazione dei mostaccioli morbidi. Per prima cosa sono andata a tostare delle mandorle, le ho messe in forno a 180 gradi per circa 7-8 minuti. Ho messo le mandorle tostate all'interno del mixer, adesso le vado a tritare in modo grossolano. Tritate le mandorle, posso preparare l'impasto. Comincio intanto a setacciare la farina. Setacciata la farina, setaccio anche il cacao amaro. Aggiungo le mandorle che ho tritato in modo grossolano, aggiungo la scorza grattugiata di un'arancia, dell'ammoniaca per dolci, metto degli aromi. Posso andare a mescolare il tutto. È arrivato il momento di aggiungere anche lo zucchero semolato. Continuo a mescolare il tutto. Adesso posso andare a formare una buca all'interno della farina ed inserisco al suo interno del caffè amaro, il succo di arancia, metto dell'olio di semi, della marmellata di albicocche e del miele. Comincio a mescolare al centro, cercando di integrare piano piano la farina che si trova sui bordi. Appena l'impasto sarà diventato abbastanza compatto, inizio a lavorarlo con le mani. Adesso posso mettere l'impasto sul piano di lavoro. Dovrà risultare un impasto bello compatto. Arrivata a questo punto, vado a formare un panetto, lo vado a coprire con della pellicola trasparente e lo faccio riposare in frigorifero perlomeno per un'ora. Il mio impasto ha riposato un'ora in frigorifero, adesso lo vado a disporre sul piano di lavoro, sopra un foglio di carta forno. Andrò a realizzare una sfoglia dello spessore leggermente inferiore a 1 cm. Se si dovesse andare a sfaldare un po' sui bordi, andatelo semplicemente a ricompattare con le mani. Arrivato a questo punto, se avete lo stampino a forma di rombo, le andate a realizzare con quello, altrimenti o con un coltello oppure con una rotella liscia. Prima andrò a realizzare delle strisce verticali, dopodiché andrò a realizzare delle strisce trasversali in modo da formare dei rombi. Sempre della larghezza di circa 3 cm. Dove il rombo non si sarà formato nelle parti, quelle più esterne, andremo a rimpastare e a riformarlo semplicemente. Li vado a disporre in una leccarda da forno rivestita di carta forno.
Ed ecco i mostaccioli pronti per essere infornati. Metto in forno già caldo, statico a 180 gradi, per 8-10 minuti, non di più. Altrimenti andranno ad indurirsi troppo e noi li vogliamo morbidi. Ed ecco i mostaccioli pronti. Li vado a disporre in una gratella. Ho messo un vassoio sotto e della carta forno in modo da poi glassarli con il cioccolato successivamente. E adesso vado a sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Praticamente inserisco il cioccolato all'interno di un pentolino e lo vado ad immergere in un pentolino pieno d'acqua sul fuoco fin quando non si sarà sciolto completamente. La glassatura dei mostaccioli procedo in questo modo: ne metto 2-3 per volta, altrimenti tutti insieme sarebbero di disturbo. Vado a prendere il cioccolato fondente e lo vado a distribuire sopra. Dopodiché andrò a sbattere sul piano di lavoro e così il cioccolato si andrà ad uniformare, avendo un effetto liscio sul mostacciolo. Fatto ciò, vado a prendere con una spatola il mostacciolo e lo metto in un vassoio rivestito di carta forno e lì li lascerò asciugare completamente. Ed ecco i mostaccioli pronti per essere serviti sulle vostre tavole di Natale oppure per essere regalati. Possono essere anche una deliziosa idea a regalo, magari andandole a confezionare in modo carino e natalizio. Spero che anche questa ricetta vi sia stata utile. Io mando un bacione grandissimo a Maria che mi ha chiesto di proporvela. Un abbraccio a voi tutti e ci vediamo nella prossima videoricetta. Ciao!